Un saluto ai telespettatori di Video Tolentino e ai radioascoltatori di RadioStudio7.net. Ben ritrovati con Sport e Salute. Quest'oggi parleremo di rugby, lo faremo con il suo allenatore Giampaolo Ronconi, Cus Camerino Rugby. Parleremo ancora di volley con il dirigente del Cus Camerino Volley, Ennio Boccolini, ed infine parleremo di tiro con l'arco con Riccardo Re, responsabile proprio del settore del tiro con l'arco del CUS Camerino. Buona visione. E parliamo anche questa settimana di rugby con un'analisi del campionato, della classifica del campionato in corso, Serie C, girone misto Marche-Umbria con l'allenatore del CUS Camerino Rugby, Giampaolo Ronconi. Giampaolo, classifica alla mano, ci sono delle sorprese oppure più o meno il girone è come te lo aspettavi? Se ci sono delle sorprese, quali sono ovviamente? A grandi linee diciamo che la classifica rispetta le previsioni. Abbiamo le tre capoliste, Gubbio e Foligno più o meno quasi a pari punti, erano prevedibili nelle prime due posizioni anche perché provenienti da un campionato di categoria superiore, la C-Elite, e quindi sicuramente con più mezzi tecnici a loro disposizione. E al terzo posto l'Amatori Perugia, anche loro un'ottima squadra, quest'anno qualche rinnovo e forse mi aspettavo qualche punto in più in classifica da parte loro, ma comunque sono sempre lì in cima alla classifica. Per il resto, diciamo che è tutto secondo le previsioni. Noi magari avremmo potuto esprimere un rugby migliore nella prima parte del campionato. Siamo lì a metà classifica e speriamo di migliorare la nostra posizione con il girone di ritorno. Quest'anno probabilmente sarà un anno di assestamento per la nostra squadra, per cui con tanti nuovi arrivi, studenti al primo anno, universitari, quindi stiamo un po' sistemando la situazione. Per il resto la classifica non ha grosse sorprese da questo punto di vista. State sistemando la situazione, facciamo un attimo una piccola analisi per quello che riguarda il Cus Camerino che, come hai accennato, sta incontrando delle difficoltà che magari l'anno scorso non c'erano. Questo è dovuto alla situazione anche di rinnovo della rosa all'interno del Cus o influisce anche molto il fatto che comunque arrivano squadre da divisioni superiori ad alzare un po' la qualità media del campionato? Sicuramente un mix delle due cose, e ovviamente l'arrivo di queste squadre più esperte ha reso più difficile il girone, però anche la nostra situazione è un po' strana, diciamo, questa stagione, perché molti dei titolari dello scorso anno si sono subito infortunati e quindi abbiamo dovuto rimpiazzare in qualche modo. E qualche volta bene, qualche volta meno, però insomma è stato un limite non indifferente. E una cosa positiva, ma anche questa un po' limitante, è l'arrivo di nuove leve, che comunque però tutte la prima esperienza con il rugby, e ovviamente ci fa comodo in quanto aumentiamo il nostro numero di giocatori a disposizione, però ovviamente dobbiamo prima addestrare questi nuovi giocatori e cercare di pareggiare i livelli con quelli che già giocavano. E questo a livello di prestazioni a breve termine ci limita un po', e a lungo termine comunque se riusciamo a omogenizzare il gruppo e la qualità del gruppo, sicuramente ne trarremo vantaggi a lungo termine. Questa è stata l'analisi sul Cus Camerino. Vogliamo fare una piccola previsione? Cosa può aspettarsi? Cosa può chiedere il Cus Camerino da questo campionato, dal girone di ritorno? Sicuramente possiamo rendere la vita difficile a molte delle altre sue formazioni. Sempre con un buon allenamento, cercando di aumentare la nostra condizione sia fisica che tecnica.
e soprattutto anche grazie a questi nuovi new entry che col loro crescere sicuramente faranno bene il loro lavoro nella seconda parte del campionato. Grazie Giampaolo, in bocca al lupo per il raggiungimento di questo obiettivo che hai detto. Crepi, grazie a te. E parliamo anche questa settimana di pallavolo, ma questa volta ne parliamo dal punto di vista del dirigente, con il dirigente della squadra femminile di prima divisione, Ennio Boccolini. Ennio, innanzitutto una domanda che probabilmente sarà banale, però forse è un tema da un po' da approfondire: quali sono le mansioni che svolge un dirigente in una squadra di pallavolo? Che svolge? Svolge un po' i rapporti, primo a un certo momento tenere unito il gruppo, diciamo, no? I rapporti fra l'allenatore, la squadra, la società, quali sono le esigenze dei ragazzi, qualche altra cosa, diciamo così, no? Non so, visite mediche, spostamenti delle partite, orari, trasferte, organizzare un po', diciamo, questo qui. Queste le cose più importanti, poi magari ci sono anche altre piccolezze che magari al momento che possono venire fuori improvvisate, no? Non so. Abbiamo parlato appunto del gruppo, questo gruppo che l'anno scorso ha disputato la Serie D, quest'anno è ritornato in prima divisione, e questo ha creato anche un po' i presupposti, l'occasione per rinnovarlo anche questo gruppo. Sì, effettivamente l'anno scorso la Serie D non è andata bene, anche perché le ragazze forse non ci hanno nemmeno creduto, al di fuori, diciamo, no, delle loro possibilità, e poi quest'anno sono state quattro ragazze che hanno cercato un'avventura diversa, un'esperienza nuova, sono libere di andare, sono andate, qualcuna a San Severino, una a Caldarola. L'abbiamo rimpiazzate con tre ragazze di Matilica, con il gruppo che è rimasto dell'anno scorso, e quest'anno le cose sembra che vanno alla grande, fino a questo momento, poi si vedrà, sull'allungo non si sa mai, dai. Però adesso sono prime in classifica, hanno perso una partita sola per 3-2, e speriamo di continuare con questo ritmo, ecco. Ovviamente quando il gruppo si rinnova ci sono giocatrici anche importanti che vanno via, ma poi vengono rimpiazzate da altre che rendono la squadra così competitiva. Credo che per la società sia una doppia soddisfazione. Certo, indubbiamente, anche perché abbiamo dimostrato che effettivamente, cioè, quando c'è il gruppo, che c'è armonia fra le ragazze, che c'è, diciamo, no, cioè le ragazze che fanno gruppo, che vanno d'accordo, diciamo, se fanno anche i risultati, che poi se c'hai anche una squadra forte, che poi non c'è gruppo, i risultati sono sempre scarsi. La dirigenza, i coordinatori e i responsabili della pallavolo del Cus Camerino sono rimasti gli stessi negli anni, giusto? Sì, e da qualche anno siamo sempre le stesse persone, diciamo. Comunque ognuno mette quel che può, diciamo, no? Si cerca di fare il meglio, poi sai, qualche cosa va bene, qualche cosa va male, però si cerca sempre di fare il meglio. Comunque ovviamente questa continuità è importante nel dare un'impronta alla squadra. Sì, certo, anche per dimostrare che effettivamente che le cose vanno bene, significa che uno lavora anche bene, diciamo, no? Tutto qui. Poi sai, quando le cose vanno male, poi la responsabilità è un po' di tutti, no? In primo l'allenatore, i dirigenti, le giocatrici, però quando le cose vanno bene io penso che sia sempre un lavoro di gruppo, dalla società, dal dirigente, dall'allenatore, e le atlete, sia le titolari e soprattutto anche le riserve che giocano poco, ma quando sono chiamate rispondono, diciamo, no, alla grande, per il loro impegno, diciamo così, perché sai, chi non gioca è sempre un po' così, però quest'anno anche chi non gioca è tranquilla, rilassata, e quando viene chiamata in causa, diciamo così, dà sempre il meglio, e magari alla titolare non la fa nemmeno rimpiangere più di tanto, ecco. Sta per iniziare il 2013, quali sono i buoni propositi, diciamo, della pallavolo cussina? I buoni propositi di continuare come abbiamo iniziato, diciamo, no? Perché se continuiamo di questo passo, penso che il campionato, se non lo vinciamo, ma stiamo quasi lì, perché a meno che sai, no, poi dopo tutto può succedere, perché magari adesso abbiamo vinto sempre, poi può succedere che magari perdi due o tre partite, anche perché a pallavolo è un gioco strano, diciamo così, basta poco per vincere, ma anche molto poco per perdere. Grazie Ennio e in bocca al lupo per il 2013 e ovviamente per tutta l'attività futura della pallavolo cussina.
Grazie per l'augurio e speriamo che vada tutto bene per il meglio. Le ultime gare del tiro con l'arco del Cuscamerino e i progetti per il 2013 in questa intervista con Riccardo Re, responsabile della sezione tiro con l'arco del CUS. Riccardo, innanzitutto parliamo dell'ultima gara che avete disputato. L'ultima gara è stata a Assisi, è stata una gara particolarmente difficile, i ragazzi si sono messi alla prova, è stata veramente dura. Perché diciamo che sono state qualche freccia sbagliata, la tensione che aumenta e come prime esperienze soprattutto per i ragazzi è difficile gestire l'ansia dovuta magari a un piccolo errore che poi pregiudica un po' la prestazione, ma devo dire che hanno recuperato tutti molto velocemente e sono sicuro che queste esperienze gli serviranno moltissimo. Per quello che riguarda altri, invece, la prestazione è in crescendo e sono molto ottimista per quello che sarà l'anno a venire. Avete coprite, o meglio, con la vostra sezione un buon numero di categorie. Quali categorie di arcieri hanno partecipato a questa gara? Abbiamo divisioni sia nell'arco nudo che nell'arco olimpico e in queste abbiamo dai giovanissimi, il nostro giovane arciere Jacopo Paolucci, e poi abbiamo nelle ragazzi, allievi e poi ovviamente i seniores e anche dei master, per cui copriamo molto, molto diciamo nell'ambito delle varie categorie e varie divisioni, delle varie specialità del tiro, ecco, divisioni magari può risultare un po' difficile ma da comprendere, ma ecco, categorie, varie tipologie di archi. Sta per iniziare il 2013, quali sono i propositi del Cuscamerino per quest'anno che arriva? Per il 2013 il primo proposito sicuramente è l'ultima gara prima della competizione diciamo delle nazionali ed è quella del 5 ad Osimo che faremo tutti quanti e diciamo per questa ho molta fiducia che i ragazzi possano, e glielo auguro con tutto il cuore, possano qualificarsi per le nazionali che poi si svolgeranno a febbraio. Grazie Riccardo e in bocca al lupo ovviamente per questa gara così importante. Grazie, grazie a voi. Ed anche per questa settimana è tutto con Sport e Salute. Ricordiamo i siti di riferimento: radiostudio7.net, cuscamerino.it, legatumorimacerata.it, videotolentino.it. L'appuntamento, oltre che in video sul canale 14 di Video Tolentino e anche sulle frequenze digitali di Radio Studio 7, il giovedì alle ore 20:35 e il sabato in replica alle ore 16:35. Dalla redazione di Radio Studio 7, dalla redazione di Video Tolentino, a tutti gli amici in ascolto, un buon 2013!